Ciao a tutti, buonasera. Innanzitutto grazie di aver registrato al nostro primo webinar in italiano intitolato Fare fumetti professionali con Clip Studio Paint, trucchi e tecniche, che sarà presentato da Pietro Zemmello. Prima di cominciare, vorrei condividere con voi qualche istruzione riguardo al funzionamento di questo webinar. Il webinar avrà durazione di circa un'ora. Tutti i partecipanti saranno muti. La sezione domande e risposte sarà riservata agli ultimi 15 minuti del webinar. I partecipanti possono porre domande in tempo reale nella casella delle domande sulla piattaforma GoToWebinar. Per motivi di tempo non sarà possibile rispondere a tutte le domande, ma faremo del nostro meglio. Il webinar sarà registrato e questa registrazione verrà pubblicata nei social media e inviata a tutti gli iscritti e partecipanti per email. I moderatori del webinar sono Fahim Nias, Hobson Ribeiro, Mario Quiñones e Pietro Zemmello. A chi si collega per la prima volta o chi ancora non conosce il Clip Studio Paint, Clip Studio Paint è la vostra soluzione multifunzione per illustrazioni, fumetti, manga e animazioni splendide e pronte ad essere pubblicate. Se volete saperne di più, vi chiedo di cliccare sui link clipstudiopaint.net e graphelix.com. E finalmente daremo inizio al webinar intitolato Fare fumetti professionali con Clip Studio Paint, trucchi e tecniche da Pietro Zemello. E senza più aspettare, vi lascio con il nostro ospite, l'artista che presenterà questo webinar. Benvenuto Pietro e grazie. Ciao, grazie mille Robson. Ciao a tutti, mi sembra di vedere che siamo già un bel numero. Penso che, ecco, adesso mi viene dato il mio schermo. Ok, penso che in generale alcuni di voi siano familiari col mio lavoro e per chi non mi conosce, sono un autore Disney, in particolare lavoro come sceneggiatore su Topolino, ho disegnato relativamente poco per loro, però si spera per il futuro. E scrivo storie per il mercato italiano e per il mercato danese, che poi in realtà sono storie che vengono pubblicate in tutto il mondo, a dire la verità. Tra le altre cose, mi piace, non mi accontento di fare le cose per la Disney, mi piace fare qualcosa in più e ho due webcomic su Instagram, in particolare, che porto avanti. Uno è PBZ Comics, che è quello in cui racconto storie di vita quotidiana, tra cose che mi succedono in casa, tra me e mia moglie, cose molto, molto umoristiche, come quelle che vedete sullo schermo in questo momento. E l'altro webcomic, invece, è 1440 o 1440 o 1440, come lo volete chiamare, in cui invece vado più sulla fantascienza e lo stile cambia parecchio rispetto alle strisce quotidiane. Tutte queste pagine sono realizzate con Clip Studio Paint. Ve le sto facendo vedere perché nella lezione che faremo adesso, anzi, cerco anche di stringere, quindi abbiamo un'oretta di tempo per vedere le potenzialità di Clip Studio Paint, vedere che cosa possiamo fare con questo programma, e tutte queste strisce e pagine io le faccio con Clip Studio Paint. Quindi vi voglio far vedere quali sono i risultati finali e come funziona la mia lavorazione per arrivare a questo tipo di risultato. Chiaramente non arriveremo a fare una tavola intera dall'inizio alla fine perché ci vuole più di un'ora di tempo, però in generale voglio farvi vedere come passo dalle matite alle chine, a un pochino di colore, come aggiungo alcuni effetti che mi piace aggiungere, ad esempio questo effetto retino che di solito caratterizza le mie strisce, e poche altre cose, ma in particolare la prospettiva, di cui in queste tavole non si vede niente, ma ve la faccio vedere tra poco, che è una cosa molto figa che credo che Clip Studio Paint sia l'unico programma che davvero ha la possibilità di fare questa cosa e semplifica il lavoro da matti. Ultima cosa, Clip Studio Paint io l'ho scoperto a questo punto un paio d'anni fa, sapevo da una vita che esisteva, ma non mi ero mai non avendo voglia di imparare un nuovo programma, mi ero detto: non voglio passare a un altro programma, dover imparare tutto da zero perché sono pigro, eccetera. Invece, la
La grandiosità di Clip Studio Paint è che nel momento in cui mi ci sono messo è stato tutto facilissimo da imparare e anzi, rispetto a qualunque altro programma che potevo usare prima, mi ha veramente dato degli strumenti in più, delle marce in più che vediamo adesso. Sarà strano parlare per un'ora intera senza sentire nessuno di voi, però io andrò avanti per un po' meno di un'oretta, andrò avanti per una cinquantina di minuti, tre quarti d'ora. Dopodiché avremo una decina di minuti per un po' di domande e risposte, in cui dovremmo, come diceva Robson poco fa, faremo del nostro meglio per rispondere un po' a tutti. Mi rimbalza una cosa, non so che cosa sia, però ok, chiudiamo pure questo, andiamo su Clip Studio Paint. Ho ripulito il mio desktop apposta per il webinar, così non sembro uno disordinato, ma sembro molto ordinato. Clip Studio Paint, la schermata, come la trovate all'inizio, quando lo aprite, è questa qua. C'è un bel buco in mezzo dove andremo a mettere la nostra tavola, il foglio su cui lavoreremo. Andiamo su File. Per il momento Clip Studio Paint lo possiamo usare in inglese, in Italia. Vedremo in futuro. Per il momento comunque File, New, e andiamo a creare la nostra area di lavoro. Che cosa ci dà all'inizio Clip Studio Paint? Andiamo sul semplice. Chiaramente ci darebbe già la possibilità di creare delle tavole. Ad esempio, ci darebbe già la possibilità di creare delle tavole squadrate per fare fumetti da subito, perché Clip Studio Paint è un programma fatto per fare i fumetti, quindi è quello che gli dà quella marcia in più. Però rimanendo sul semplice, creiamo una pagina bianca, facciamo 1 a 4, vedete che qui al centro, se seguite il mio cursore, vado su A4 e lui già mi dà le misure di 1 a 4. Risoluzione, diamo pure un 300. Punti per pollice, che sono quelli che più o meno di solito è possibile stampare, a colori, diamogli l'ok ed ecco la nostra pagina. Noterete, se siete già abituati ad usare dei programmi o se non lo siete, vi invito ad apprezzare il fatto che Clip, qui a destra, qui ci sono i livelli, Clip crea già due livelli, crea un livello che si chiama Paper, carta, e poi un livello Layer 1 su cui andremo a lavorare, quindi non esiste che possiamo fare l'errore di andare a lavorare sul livello bianco per poi accorgerci che stiamo lavorando sul livello sbagliato o dobbiamo creare un livello nuovo, eccetera. Clip lo sa già che ci incasiniamo, che siamo fumettisti, che abbiamo bisogno di questo livello in più. Quindi ce lo crea da subito ed ecco che ce l'abbiamo. Rinominiamolo pure da subito, sarà il livello dove andiamo a fare i bozzetti, magari con due T e con una E e con due Z, sì. Bozzetti e abbiamo la possibilità di dargli dei colori, delle etichette. Io per comodità faccio sempre i miei livelli di bozzetti e di matite blu. In questo modo, nel momento in cui poi avrò una serie di livelli, a colpo d'occhio saprò dove andare a cercare se devo cercare un certo colore o se devo cercare le chine, devo cercare il livello delle matite, so esattamente a colpo d'occhio dove devo andare, quindi questo mi semplifica la vita. Quindi andiamo pure sulle matite. Ora, spostandoci a sinistra, vedete che abbiamo tutti i nostri strumenti, come è comune avere nei programmi di grafica, abbiamo gli strumenti qui a sinistra. Al centro noterete che sono divisi da queste lineette. In realtà poi ho la possibilità di spostarmi. Mi sa che in un altro momento avevo spostato questo, uno degli strumenti. Però vedete che sono divisi in sezioni e in effetti abbiamo i comandi di controllo, abbiamo i comandi di grafica e poi altri comandi che vediamo tra poco che ci permetteranno di fare anche linee cinetiche, di aggiungere rettini, di usare i righelli in una certa maniera. Però la prima cosa che facciamo è andare qui al centro, prendere la matita e già noteremo che quando apriamo il menu della matita, Clip Studio Paint ci dice: vuoi usare una matita o vuoi usare i pastelli? Che a seconda di che tipo di lavoro volete fare, è anche una cosa interessante da usare. Quindi abbiamo diversi tipi di pastello, diversi tipi di trasparenza che possono avere, diversi tipi di texture, però rimanendo sulla matita, perché alla fine è quello che ci interessa fare, proviamo a fare un disegno dall'inizio alla fine, in 5 minuti, facciamo le matite, facciamo gli inchiostri, diamo un attimo di colorazione, magari 10 minuti, e vi mostro qual è il mio procedimento per farlo. Normalmente mi piace usare la Rough Pencil che simula abbastanza il tratto a matita, ve lo zoomo un attimo.
Vedete che sembra una matita vera. A me piace un sacco usare questa matita qua. E quindi andiamo pure a creare il nostro personaggio. Faccio il mio solito personaggio delle strisce. In questo modo. Un bozzetto, quindi andiamo pure molto velocemente. Ok, e quello che mi piace fare quando ho un bozzetto è far diventare le matite blu in modo che nel momento in cui vado a rifinirle con un'altra matita sopra oppure vado a inchiostrare, ho la possibilità di non confondermi con il nero della matita. Voglio farle blu in modo che vedo esattamente il segno poi che vado a fare con l'inchiostrazione. Per fare questo, seguite il mio cursore, vado a destra, sopra questo, ora il mio cursore è sopra il livello dei bozzetti. Se vado sopra, sulla linea sotto la scritta normale, vicino alle etichette, ho diversi tasti. Tra i vari tasti, l'ultimo si chiama Lock Transparent Pixel. C'è un lucchetto con una specie di scacchiera a fianco. Se io lo premo, vado a bloccare i pixel di questa immagine su questo livello. Vuol dire che non, se anche voglio, vedete, io ora sto provando a disegnare da altre parti, non riesco a disegnare perché ho bloccato quei pixel. Se ora vado a prendere un colore, ad esempio il colore blu, voglio farle diventare completamente blu, in alto faccio il comando riempimento, ecco che le mie matite diventano completamente blu. Questo perché ho bloccato i pixel del disegno e dico a Clip, agisci soltanto su quei pixel lì. Quello che mi piace fare a questo punto è abbassare, andiamo sempre a destra, a fianco del livello, sopra i livelli, c'è una barra con 100 di opacità, posso andare lì, abbassarla, mi piace abbassarla un pochino, dovreste ancora essere in grado di vedere il disegno abbastanza, creo un nuovo livello, vedete che ci sono questi tasti sopra i miei livelli, ci sono degli altri tasti, il primo tasto mi permette di creare un nuovo livello, chiamiamolo matite. Andiamo a rifinire un pochino. Facciamolo ancora blu, perché le mie matite le riconosco dal colore blu. E vado a prendere magari una darker pencil che mi dà la possibilità di rifinire il mio disegno in maniera più precisa. Guardate qui a sinistra. Sotto il menu delle matite c'è un tool property menu, dove abbiamo la grandezza della mia matita, quindi brush size, in cui posso farla più grande o più piccola, quindi può essere... Cioè, non credo ci sia necessità di spiegare che cosa significa più grande o più piccola. Abbiamo la possibilità di decidere quanto dura è la matita, quanto è trasparente, eccetera, ma in particolare guardate l'ultimo tool che ho, l'ultimo strumento che posso, l'ultima possibilità, l'ultima opzione, non mi vengono le parole. La stabilizzazione è uno strumento che ritroveremo anche poi quando andremo a vedere l'inchiostrazione. La maggior parte degli strumenti di grafica avranno un menu molto simile in questo senso. La stabilizzazione è un comando meraviglioso che va a cambiare la vita in generale dei disegnatori. Questo perché? Lo vediamo in realtà meglio, anzi, ve lo lascio lì, immaginatevi da soli a che cosa può servire la stabilizzazione, ma ne parliamo tra 2 minuti quando facciamo l'inchiostrazione e ve lo mostro in maniera pratica. Per il momento andiamo a rifinire il nostro disegno, prendiamo pure la nostra darker pencil e voglio rifinire il mio disegno in maniera più precisa. Anche se dal bozzetto in realtà avrei già potuto andare dritto. Però così vedete come normalmente, ecco, aggiungo un po' di dettagli, aggiungo alcune parti dei guanti, vado ad aggiustare un pochino l'anatomia dove serve, ora sto andando molto molto veloce. In tutta sincerità, di solito questo del bozzetto e matita è un passaggio che salto perché vado direttamente a una cosa intermedia, ma vado direttamente a un livello di matita. Ok, qua mancano alcuni dettagli delle scarpe. Facciamo queste scarpe grosse.
e gli occhi a fetta di torta. Benissimo. Togliamo pure le nostre matite, vado a destra dove ci sono i miei livelli, vedete che a fianco dei livelli ci sono degli occhietti, io vado a cliccare su uno degli occhi, in particolare del livello dei bozzetti, per non eliminarlo ma renderlo invisibile. A questo punto ho soltanto il mio livello di matite, vado sempre sul comando opacità poco più in alto, lo tiro giù per renderle meno visibile e incasinarmi meno, faccio un nuovo livello, lo andiamo a chiamare chine o inchiostri, come volete. Di solito a me piace usare il colore verde, non è importante che colore andate a dare ai vostri livelli, è soltanto un modo che uso io. Se non volete usare colori, non volete nominarli, potete fare un po' quello che volete. Andiamo sul comando, in questo caso credo che c'è, allora è il comando penna, io dovrei avere, sì, ho la G-Pen attivata. Ci sono diversi tipi di penne che è possibile attivare. Una cosa importante è togliere il gatto dalla scrivania, come ho appena fatto. Okay. Ci sono diverse penne che è possibile usare, la penna calligrafica, la penna con una texture particolare, eccetera. Quella che, e poi, come anche nello strumento matita, si apre un secondo menu in cui Clip ci chiede: vuoi usare lo strumento penna o vuoi usare lo strumento pennarello? Per il momento a noi interessa inchiostrare questo disegno, quindi ci interessa lo strumento penna. Io in particolare vengo dalla scuola Disney, quindi ho un tratto a livello di inchiostrazione che ricorda, ma perché l'ho imparato facendolo così, il pennello. In Disney di solito si lavora o con il pennino o con il pennello direttamente, il pennello di martora sintetica con l'inchiostro, e si va a fare, che è molto difficile, però rende molto abili a livello manuale, si diventa molto capaci di controllare il movimento della mano e si riescono a fare dei tratti molto precisi, ma ci vogliono mesi se non anni di pratica. Su Clip Studio Paint abbiamo la possibilità di imitare quel tratto con la G-Pen. La G-Pen forse la conoscete dai manga, perché normalmente in Giappone per fare i manga, se avete mai visto Bakuman, non avete mai comunque sentito parlare dei mangaka quando fanno fumetti in Giappone, di solito dicono che usano la G-Pen e che è ugualmente molto difficile da utilizzare. Perché ci piace tanto sta cosa del pennello e della G-Pen? Perché ci permette di fare questo tipo di tratti. No, sto ancora usando il blu. Andiamo a prenderci un nero. Ci permette di fare questo tipo di tratti. Vedete che è molto, molto morbido, lo faccio un attimo più in qua, ci permette di fare queste curve molto sinuose, iniziano fini, si ingrossano e poi si assottigliano di nuovo. È tipico dello stile Disney, perché avrete presente forse dei fumetti Disney, hanno delle linee molto grosse, molto rotonde, che ispirano simpatia, è per questo che vengono usate, però ha anche la particolarità che senza cambiare la grandezza del tratto della mia penna, posso fare dei tratti grandi così e posso fare dei tratti fini così. Io qui non ho cambiato nulla, sto semplicemente usando sul mio tablet una diversa pressione. Non sto cambiando strumento, non sto cambiando grandezza, è semplicemente la pressione del mio tablet che legge quanto sto schiacciando. Questo mi dà la possibilità di inchiostrare in maniera molto... molto precisa. Il comando stabilizzazione, che di cui parlavamo poco fa, è quello che rende possibile questa magia, perché se mi si dà un pennello in mano riuscirei a fare quella stessa linea che ho fatto poco fa. Però che cosa succede con i mezzi moderni, con le tavolette di ultima generazione, ma in realtà da parecchio, che sono meravigliose, chiaramente, perché riescono a leggere talmente tanti livelli di pressione, riescono a leggere talmente bene i movimenti e la pressione della nostra mano, che sono degli strumenti effettivamente incredibili, che non sono mai esistiti prima. Però che cosa succede? Che se io voglio fare quella stessa linea che con un pennello su un foglio mi riuscirebbe più o meno perfetta, se la faccio sul mio tablet, ecco che cosa succede. Vedete che il tablet è molto sensibile, molto più sensibile di quanto sia la mia mano, quanto sia il foglio, quanto sia un pennello reale.
riesce a leggere delle microvibrazioni del mio polso, delle mie dita, che in maniera normale su un foglio con un pennello non verrebbero lette. Il tablet è molto più sensibile di così. Quindi ho bisogno di un comando di stabilizzazione che vada a correggermi questa cosa. A me piace usare la stabilizzazione al 100% perché mi sono abituato così, però magari chiunque di voi magari preferisce usare la stabilizzazione a 50 o a un'altra percentuale. Quindi quella stessa linea, vedete che ora è molto più precisa e rispetta quello che ho in testa io. In questa maniera il programma e il mio cervello vanno un pochino più d'accordo, anzi, parecchio, completamente più d'accordo. Quindi, dette queste cose, possiamo andare a prendere il nostro strumento, la nostra penna. Penso di averla presa un po' troppo grande, vado a diminuire il tratto. Posso andare a inchiostrare. Ecco qua. Ora farò una cosa un po' imprecisa per riuscire a completare il disegno, per andare a vedere un pochino di colorazione e un pochino di effetti, però ecco, vedete che riesco a tenere delle linee molto, molto sottili. E poi dove voglio sono grosse, poi in realtà gli occhi andranno neri, quindi lì non è troppo importante. Quando si inchiostra, sempre molto importante, linee grosse fuori, linee sottili dentro. Questo permette di creare un disegno che sembra avere un pochino più di fisicità. Quindi, ad esempio, vedete, linea grossa fuori, poi quando vado a fare questa linea interna del guanto, molto più sottile. Ecco. Così. Vedete che gli dà più tridimensionalità, più tridimensionalità, più rotondità. Non vale sempre per tutto, però è di solito il consiglio che do per inchiostrare un pochino meglio. Qua. Nel frattempo, mi raccomando, se ci sono domande, tenetevele, scrivetevele, perché alla fine facciamo una decina di minuti di Q&A, domande e risposte. Prima di usare Clip Studio Paint, era una cosa da uccidersi riuscire a inchiostrare in questo modo. Tenete comunque conto che lo sto facendo molto in fretta. Qua. Probabilmente una scarpa è più grande dell'altra, ma insomma, teniamocelo così. Ora, una cosa interessante che posso fare con i miei livelli è, torniamo un secondo a destra, sui livelli, qui sopra, a fianco, vi ricordate che l'ultimo tasto era il Lock Transparent Pixel, era quello che mi ha permesso di bloccare i pixel per farli diventare blu della matita. Se io vado a sinistra ho la possibilità di bloccare il livello, cioè semplicemente non posso più disegnarci sopra finché non lo sblocco. E poi ci sono degli altri tasti in cui in particolare quello centrale è Set as Draft Layer, cioè è un tasto che ci permette, allora se io lo premo si crea questa matitina azzurra a fianco del livello. Questo dice a Clip Studio Paint: guarda, questo è il livello delle matite. A quel punto il programma lo sa e lo tratterà facendotelo vedere, però facendo finta lui stesso, il programma, di non vederlo. A che cosa serve questa cosa qua? Che sembra una scemenza che non serve a nulla, però nel momento, allora vado sul livello delle matite, togliamo per un secondo la matitina azzurra che lui indica come livello di matite. Se io vado sulle mie chine e voglio inchiostrare completamente di nero gli occhi usando il comando riempi, sperando di averlo settato in maniera giusta, ora in questo momento lo sta facendo perché prima l'avevo settato in una certa maniera, però ecco, normalmente lui andrebbe a leggere anche le matite che ci sono sotto e andrebbe a colorare in maniera, anzi facciamo così, così ci capiamo, così lo vediamo bene tutti quanti e lo vede bene anche il programma. Voglio colorare di nero la maglia,
mettiamo. In realtà volevo colorare di nero i pantaloni. In questa maniera. Vedete che mi sta colorando, mi sta tenendo in considerazione anche le matite. Io non voglio che quando vado a colorare, quando vado a fare le campiture di nero, il programma mi consideri anche le matite. Quindi ho due possibilità. O rendo invisibile il livello delle matite e quindi il problema non mi si pone perché semplicemente lo tolgo e vado a farmi le mie campiture in maniera normale. Oppure se per qualche ragione io ho bisogno di tenerlo sotto perché sto ancora tenendo d'occhio alcune cose, ci potrebbero essere dei motivi che in fase di lavoro a volte vengono fuori, se io l'ho settato come livello di matite, Clip decide di non considerarlo più nel momento in cui vado a colorare ed ecco che posso fare le mie campiture tranquillamente. Ora, io non lo so se siete in grado di vederlo dallo schermo, però noterete che forse c'è un mini bordo bianco, perché non ha colorato completamente sopra il mio tratto. Vediamo, tolgo un attimo le cose e torno un attimo indietro. Spero che riusciate a vederlo, però si vede, ci sono dei pixel qua che non sono stati colorati di nero. Come faccio a sistemare questa cosa? Su Clip Studio Paint ho la possibilità di aumentare lo spazio in cui il secchiello andrà a riempire l'area. Io sull'area scaling gli vado a dire considera qualche pixel in più, vammi proprio sotto il tratto ed ecco che quei pixel vengono completamente riempiti. Una cosa che succede ogni tanto invece in fase di riempimento è questa, che magari abbiamo un buchetto da qualche parte, ad esempio, magari un po' più piccolo, magari c'è un buco così, sicché quando andiamo a colorare se io vado a colorare dentro, secondo, non avevo selezionato il nero, ecco, mi va a colorare tutto fuori. Perché? Perché c'era quel buco per cui il colore mi va a finire fuori. Giusto? Quante volte succede? Succede continuamente. Su Clip Studio Paint posso dirgli close gap. Se mi seguite qui a sinistra, seguite il mio cursore, close gap, gli posso dire di chiudere i buchi che trova di dei pixel che voglio. Ad esempio, chiudilo di 2 pixel. Mi sa che ora quel buco è troppo grande, però no, ecco, l'ha trovato e l'ha chiuso come poteva, chiaramente. Però eccolo qua, con un pochino meno, adesso lo sto chiudendo con 1 pixel, me lo chiude quasi perfettamente. Poi nel momento in cui devo andare a fare degli aggiustamenti, prendo la mia bella penna e vado a sistemarmelo un pochino ed ecco che è fatto. Quindi non mi devo preoccupare troppo dei buchi. Nel momento in cui lavoriamo su delle tavole con un tratto simile, come succede a me, uso il lavoro chiaramente, coloro le tavole con il mio stile, di solito trovo il modo di settare il mio secchiello, il mio riempimento, con le giuste opzioni, per cui non mi devo preoccupare di nessun buchetto, non mi devo preoccupare di nessun triangolino lasciato qui o là senza colore, perché so che con quel settaggio vado a colorare tutto in maniera perfetta. Andiamo quindi a concludere il nostro colore dove ci serve, il nostro bianco e nero, e andiamo a colorare questa cosa. Dobbiamo aumentare un pochino il ritmo, il tempo mi passa velocissimo. Per colorare io invito sempre, non andate sopra il livello delle chine, lo vedo fare fin troppo. Prendete il vostro livello, lo mettete sotto il livello delle chine. Perché? Perché se io vado a togliere il livello della carta, vedete che qui a destra vado sul mio livello della carta e lo tolgo, io devo avere un livello completamente trasparente che contiene solo le mie chine. Quindi dov'è che voglio colorare? Voglio colorare su un... questo è il livello delle chine, questo è il livello della carta, io voglio colorare qui in mezzo. Qui è dove voglio mettere i miei colori. E questo è quello che sta simulando il programma. Quindi creiamo un livello di mezzo. A questo punto, per comodità, non vi invito a farlo normalmente, è sempre bene tenere tutto, però per comodità eliminiamo i bozzetti e le matite. Teniamo soltanto la carta e teniamo soltanto le chine. Io
mi sistemo sul mio livello della carta, vado su un nuovo livello, ed ecco che mi si crea un nuovo livello tra le chine e la carta. Questo lo chiameremo colori base, o tinte piatte, o quello che volete, o colori, o come vi pare. Diamogli pure un colore, un'etichetta, che ne so, giallo, che ci permetterà di riconoscerla a colpo d'occhio. Dopodiché andiamo a prenderci dei colori che ci piacciono e andiamo a riempire il nostro personaggio. In maniera molto veloce, pochi punti. Ma questo non mi piace. Ok, andiamo sulla ruota qua. Voglio prendermi un azzurro grigioso. Una cosa di questo genere, poi voglio un rosa, ad esempio questo. Ok, a questo punto il mio disegno è colorato? In realtà no, perché ho ancora un problema. Io ho fatto tutti i colori ma non ho fatto il bianco, tant'è che se io vado a eliminare il mio livello della carta, ecco che tutto è trasparente tranne le chine e i colori. A questo punto chiaramente posso togliere, se voglio, le chine, posso togliere i colori, però mi manca un livello di bianco. Quindi che cosa faccio normalmente per correggere questa cosa? È difficile colorare bianco su bianco, perché non lo vedo e rischierei di saltare dei pezzi. Allora, per comodità, io creo un livello che poi andrò a cancellare. Da cancellare. Facciamolo pure rosso, così ce lo ricordiamo. Questo lo cancelliamo tra poco. Prendiamo un colore che si vede tantissimo, tipo un rosso molto acceso. Lo riempiamo completamente di rosso. Per riempirlo completamente di rosso sono andato in alto, seguite il mio cursore, qui in alto c'è un secchiello che è diverso dal comando riempi. Questo è proprio un comando che riempie tutto quanto. Comando che riempie tutto di rosso in questo caso, perché è il colore che ho scelto. A questo punto andiamo di nuovo sui livelli. Faccio un altro livello sopra, che andremo a chiamare bianco, ma vedrete che poi tra poco lo scomparirà, ma perché facciamo una cosa noi, ve la faccio vedere. Facciamo questo livello di bianco e adesso, selezionando il colore bianco, andiamo a riempire le parti che ci interessa fare di questo colore. Ok, ora ce le abbiamo. Possiamo cancellare il nostro livello da cancellare, quello che abbiamo riempito di rosso. Andiamo pure sul cestino, qui in alto, sopra i livelli c'è il cestino. Lo cancelliamo, ora non ce l'abbiamo più. Ora mi piacerebbe avere il livello dei colori di base e il bianco insieme, perché comunque non è che quel bianco è un colore a parte che non fa parte dei colori di base, voglio che stiano tutti insieme. Quindi vado sul livello superiore, colori base, e sempre qui in alto, dove sulla linea dove abbiamo trovato il cestino e dove il primo comando è nuovo livello, più o meno a metà c'è Combine to Layer Below. C'è una freccetta con un livello nero e un livello bianco. Se premiamo questo tasto, questi due livelli si uniranno. Ecco qua, sono diventati soltanto uno. Ha preso il nome del livello sotto, andiamo tranquillamente a rinominarcelo con tinte piatte. Diamogli pure quel colore che gli abbiamo dato prima, era giallo. Ok, adesso i miei colori sono tutti insieme. A che cosa mi serve fare così? Averli tutti lì, perché nel momento in cui vado ad aggiungere un po' di effetti vari, ad esempio voglio aggiungere i miei retini, come faccio ad aggiungere il mio solito effetto retinato? Lo avete visto forse prima? Di solito i miei lavori hanno questo effetto retinato che mi piace aggiungere, che fa molto fumetto di vecchia data. Per farlo, Clip dà la possibilità, qui in parte, proprio ci sono delle levette, vado proprio a prendermi i miei effetti monocromatici basic, ne seleziono uno a caso, quello che voglio, prendo il primo, lo prendo, lo trascino sopra. Ora ce l'ho dappertutto, però io lo voglio soltanto sui colori. Come faccio a portarlo soltanto sui colori? Torniamo sopra, vi ricordate che avevamo il tastino blocca pixel, avevamo il tastino blocca livello, avevamo il tastino setta come livello di matite. Il primo tasto che abbiamo è Clip at Layer Below. Ci sono due ovali che si sovrappongono. Se io sto sul mio livello di retini, vedete che ho selezionato monochrome, e clicco questo tasto,
si è creata una barra rossa a fianco del livello e ora si sta sovrapponendo soltanto a livello inferiore. Stiamo dicendo a Clip esattamente questo, cioè quando io premo questo tasto gli dico voglio che questo livello si sovrapponga esclusivamente a ciò che gli sta immediatamente sotto. Se c'erano degli, infatti non si sta più sovrapponendo a livello della carta. A questo punto a me piace sistemare un pochino i miei retini. Se vado su Layer Property, vado qui a destra, premo il terzo comando, che è il comando operazione, vediamo se, sì, operazione, mi dà diversi sottostrumenti, però in particolare andiamo a destra e c'è Layer Property. Se non lo trovate, a volte bisogna andare su Window e spuntarlo, Layer Property. Lo si trova e a quel punto gli dico, voglio che i puntini siano un po' più grandi, voglio che la densità sia maggiore. Li voglio, magari, no, mi piacciono quasi di più prima, però teniamoceli pure così. E poi, andando a destra, vedete che sto aprendo questo menu a tendina. Quando apro questo menu a tendina, io posso selezionare diversi livelli di fusione tra i livelli. A me piace usare l'overlay, che è il sovrapponi in italiano. Ed ecco che se zoom meglio, vedete che si è sovrapposto mescolando il nero del retino in realtà con il colore sottostante in una maniera che mi piace molto. Questo è il modo in cui normalmente faccio le mie strisce. A quel punto normalmente avrei magari uno sfondo da realizzare o degli effetti da aggiungere. Una cosa tra le cose carine che ci permette di fare Clip Studio Paint, a questo punto abbiamo dei comandi di riempimento, per cui magari voglio fare dei tratteggi dietro. A me piace molto al centro, se seguite il mio cursore qui a sinistra, a me piace molto usare il comando decorazioni e poi andare o sugli effetti, quindi possiamo fare, sto usando un colore bianco, per questo non compare, sì, prendiamo un giallino, così. Posso aggiungere effetti vari in questo modo, ad esempio appunto l'effetto stelline, ma volendo potrei avere cuoricini e cose varie, però queste sono quelle cose che piacciono a chi si approccia per la prima volta a un programma e vede queste cose e pensa che siano le figate, però in realtà sono cose molto, molto normali che però alla fine, nel momento in cui abbiamo fatto un bel disegno e vogliamo aggiungere qualche dettaglio qua e là in maniera veloce, in maniera che non ci porti via un'altra ora di lavoro, ecco che Clip ci viene in soccorso e possiamo aggiungere un po' di cose interessanti. Magari, ecco, ci sono varie cose, tipo devo fare una greca sulla finestra, sulle tende, o su una maglia, voglio fare un effetto particolare, ecco che non devo andarmi a dannare per fare l'effetto, perché Clip mi dà già la possibilità di fare diverse cose. Tra le cose che mi piace usare sugli sfondi c'è il secondo strumento, che è hatching, che è il tratteggio. Mi piace usare cross-hatching per uno, ed ecco che posso andare a fare magari usando un nero o un grigio, ecco che posso andare a fare degli effetti di questo genere sullo sfondo, per cui posso andare a creare diversi tipi di ambientazioni, diversi tipi di ombreggiature, eccetera. Questo tipo di tratteggio forse si vedeva meglio su queste tavole, ma mi sa anche di no. No, non lo riesco a trovare, però insomma, ecco, ad esempio, su queste tavole vedete che qui ci sono tipo questi frammenti che volano in aria, anzi, anche lo sfondo, vedete che ha come questo effetto spugnoso. Questo effetto spugnoso e i granelli in aria li ho fatti usando quegli effetti lì. E quindi in modo molto veloce e molto controllato posso fare gli effetti che mi piacciono in maniera efficace e sono molto contento. Altre cose che si possono fare, in particolare, ad esempio, se stiamo facendo una cosa che richiama lo stile manga o americano, comunque abbiamo bisogno di fare effetti tipo le linee cinetiche, tipo questi effetti qua con le linee cinetiche attorno a un personaggio che siano concentriche o siano dritte, questa è una cosa che su carta porterebbe via tantissimo tempo, ma anche su altri programmi.
Se io lo voglio fare su Clip Studio Paint, non c'è nulla di più semplice. Vado proprio a selezionare, guardate, le ho già fatte. Vado a selezionare il comando linee cinetiche, che si chiama figura, il comando figura in realtà, qui in basso. Vado su Saturated Line o Streamline, ma posso decidere, ci sono diversi controlli. In questo caso vado a prendere su Saturated Line il terzo, vado a prendere sul terzo menu il terzo strumento, gli dico dove, ed ecco che le crea. A questo punto io sono completamente incastrato nel fare le linee esattamente in questa maniera? Assolutamente no, io posso cambiarle in maniera dinamica ed è questa la figata assoluta. Se io, prima cosa, voglio muoverle, prendo il mio strumento Muovi e le vado a sistemare dove voglio io, magari intorno alla testa. E poi, dallo strumento Operazione, io magari non sono contento di quante linee sono, di come si separano tra di loro, eccetera. E quindi magari voglio aggiungere un po' più di linee. Voglio farle più lunghe o più corte. Voglio che ci sia più spazio tra di loro. Vediamo, eccolo qua. Voglio che ci sia meno spazio tra di loro, quindi che ci siano molte più linee. Voglio che ci sia meno spazio, quindi meno linee. No, oppure più spazio, meno linee. Voglio che si raggruppino tipo due, tre alla volta. No? E posso fare diverso, posso avere un controllo assoluto in maniera dinamica e immediata. Questo era per fare le linee concentriche, ma poi posso farle anche dritte, ad esempio, e qua gli vado a dire dove le voglio. Eccole qua, e ancora posso andargli a dire quanto spazio voglio tra le linee, quanto raggrupparle, eccetera, eccetera. Questa è una figata assoluta. Però parlando di figate assolute, la vera, verissima cosa che Clip Studio Paint, e in realtà dobbiamo già iniziare a chiudere, però ormai sto arrivando alla ciccia, le ultime due cose che a me piace tantissimo usare, che uso normalmente, quotidianamente, è andiamo a prendere un foglio nuovo. Nuovo, il settaggio è quello di prima. La cosa principale è che io normalmente sia abituato, magari ecco, io normalmente lavoro sempre soltanto in digitale, però qualche altro artista potrebbe dire: no, io a me piace fare le matite su carta perché mi piace di più, mi piace sentire la matita, nanana, però poi la scannerizzo, la porto sul mio computer e da lì voglio fare un'inchiostrazione digitale perché è più pulito, eccetera, per diversi motivi. Nel momento in cui faccio questa cosa, o che io creo la mia tavola direttamente qua, quindi qui potete immaginare che o la sto facendo direttamente qui oppure l'ho appena importata. No, magari c'è una tavola di questo genere e qui su Palazzi. Un bello sfondo. Così, e tra poco vedete che cosa facciamo con questa cosa. Ok, ora voglio andare a finalizzare questa tavola, voglio creare una gabbia perfetta prima di iniziare con la mia inchiostrazione. Andiamo qui a sinistra. Ora, normalmente non dovreste vedere questa iconcina con il foglio tagliato. L'iconcina che dovreste vedere è questa qua, ecco qua. Vedete che c'è un'icona con una gabbia di fumetti. È il comando frameboarder. E mi permette di usare poi il sottocontrollo Create Frame. Quindi io lo seleziono. Queste erano le mie matite, tiriamole giù un attimo così le riconosciamo un po' meglio come matite. Vado sul mio strumento, vado a creare la gabbia seguendo la mia matita ed ecco che mi ha creato una maschera che andrà a tagliare i bordi e lo vedete tra un secondo. Quello che è successo è che si è creato un gruppo qui in parte. Se io lo tolgo, vedete che ci sono ancora le mie matite qua sotto. Le faccio blu così riconosciamo sempre che queste sono le matite. Questo è il gruppo
che conterrà la tavola. Io non ho bisogno di questo layer 2 che mi si è creato in questo momento. Magari ci sono altri momenti in cui lo voglio avere, eccetera. In questo momento non ci serve. Togliamolo pure. Ora soltanto un livello di carta là sopra. Portiamo il nostro livello di matite sopra il livello della carta dentro il nostro gruppo. Vedete che ora abbiamo la nostra gabbia esterna. Abbiamo bisogno di creare le nostre vignette. Che cosa facciamo? Andiamo ancora sullo stesso strumento di cui il primo strumento era il Create Frame, e quindi abbiamo creato la gabbia esterna. Ora abbiamo bisogno di tagliarlo per creare le vignette. Ci sono due modi, Divide Frame Border e Divide Frame Folder. Oggi vediamo soltanto il Divide Frame Border, che sembrano nomi molto simili, fanno cose assolutamente simili, però magari se volete scrivetemi pure su Instagram o andate a spulciare il mio canale YouTube, troverete delle spiegazioni più specifiche sull'argomento. Vedete che sono andato a tagliare la mia gabbia per creare la prima vignetta. Lo rifaccio per farvelo vedere meglio. Vado ancora sullo strumento Cut Frame Border, vado dove mi interessa andare e qui gli posso dire quanto voglio che siano larghi i miei bordi. In questo caso a me piace avere lo spazio, qui dice vertical space perché si riferisce effettivamente allo spazio verticale che esiste, allo spazio verticale che esiste tra qui, ancora, devo prendere la matita. Tra lo spazio verticale che esiste tra queste due vignette. Quindi noi faremo un taglio orizzontale, però è uno spazio verticale. Questa è effettivamente una cosa che non è immediatissima. Però ecco qua, lo vado, magari lo facciamo di 5. Ok, vado a farlo. Tenendo premuto il tasto Shift, posso fare una linea dritta. E si locca lì. Ecco qua, linea dritta, e mi va a tagliare la vignetta dove voglio. Spazio orizzontale, mi piace averlo un pochino più stretto dello spazio verticale, vado a creare anche la seconda e terza vignetta. Mi si crea in questa maniera una gabbia perfetta come la voglio io. A questo punto sono obbligato a rimanere su questa gabbia qui? Assolutamente no. Posso sempre andare sul mio comando operazione e cambiare le mie impostazioni come voglio in qualunque momento. Voglio fare il bordo più grosso. Voglio fare che il bordo non è nero, è di un altro colore. Ok, posso andare a sistemarmelo come mi pare in qualunque momento, anche tra 3 giorni. Okay, lo riporto come era prima perché mi piace di più. Adesso, velocissimi, vediamo il comando prospettiva e poi andiamo alle domande e risposte che immagino Robson mi stia aspettando. Allora, sotto il comando frame, create frame, abbiamo il comando righelli. Ce ne sono una miriade. Se decidete di prendere Clip Studio Paint, vi consiglio di perdervi un paio d'ore, un pomeriggio, a divertirvi con i righelli, perché c'è da divertirsi un sacco, perché fanno un sacco di cose diverse. Quello che ci interessa in particolare in questo momento è il righello prospettico, che è il Perspective Ruler. Noi qui abbiamo già creato un pochino uno sfondo, ho fatto delle scatole che voglio far diventare dei palazzi. Devo andare a cercare dei punti di fuga, devo andare a cercare la mia linea dell'orizzonte per poi tracciare le mie linee. Normalmente su carta ci perdi le giornate, perché devi trovare la griglia, devi trovare i giusti punti di fuga, devi stare attentissimo a non sfalsarli, a non fare una prospettiva che non funziona, e anche in qualunque altro programma di grafica è un casino da fare. Ecco che Clip Studio Paint ci dice, tiriamo una linea, e vedete che sto seguendo i tetti dei palazzi. Ora il mio punto di fuga è da qualche parte qui a destra. Questa sarà più o meno la mia linea dell'orizzonte. Ecco che ho trovato un punto di fuga. Vedete che qui è sul grigio, le vediamo poco queste linee, ma si sono creati degli angoli e vedete che ci sono delle linee viola e delle linee, anzi andiamo a tirare giù un pochino le matite che così vediamo un pochino meglio,
sono andato a creare delle linee viola e delle linee e una linea blu. La linea blu è la linea dell'orizzonte, le linee viola sono le mie linee prospettiche. Mi serve un altro punto di fuga, facciamo una prospettiva a due punti di fuga, sarà lì da qualche parte, dopodiché l'altro lo trovo semplicemente stando sulla stessa linea dell'orizzonte. Non voglio avere le mie linee prospettiche in mezzo alle scatole, quindi dal mio solito comando operazione le vado a prendere e le vado a spostare fuori. L'importante è che il punto di fuga rimanga lo stesso. Ok, l'unica cosa che mi rimane per forza in mezzo è la linea dell'orizzonte. A questo punto andrò su un nuovo livello, vado a prendere per comodità, prendiamo pure una dark pencil, e ora vedrete che tutte le linee che faccio verso destra convergeranno verso il punto di fuga a destra e tutte le linee che faccio a sinistra convergeranno verso il punto di fuga che ho fatto a sinistra. Vedete che si crea facilmente una gabbia. Tutte le linee che farò verticali saranno perfettamente verticali. E allora ecco che, avendo tolto la fatica di creare le linee prospettiche, perché i calcoli li fa il programma, abbiamo tutta la facilità di andare a creare lo sfondo, togliendo la parte faticosa, e ci rimane soltanto il divertimento, perché a quel punto, vedete che, adesso non è molto veloce, però, vedete che ora chiaramente la mia prospettiva era sbagliata, quindi ora con Clip, grazie a Clip la sto sistemando. Vado a crearmi le mie scatole nei punti esatti con la prospettiva esatta. E a questo punto rimane soltanto il divertimento di andare su ogni singola finestra e andarmi a cercare le varie forme. Vedete che adesso non c'è più nessuna scusa per fare una prospettiva perfetta, perché posso andarmi a lavorare i cornicioni, posso andarmi a lavorare ogni singolo aspetto di questi palazzi. Una cosa che mi piace fare ultimamente è fare una cosa tipo così, lo taglio per comodità un attimo, andiamo a togliere le nostre matite che non ci servono più, mi piace fare alcune finestre in questa maniera qua. Faccio tutto nero e poi le scavo dentro con una penna trasparente, che qui sembra bianca ma è trasparente in realtà. Magari per i palazzi un po' più distanti, ecco che posso fare delle cose apparentemente elaborate, ma molto 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 veloci. Però ci si può divertire un sacco. Allora, il tempo sta correndo velocissimo. Robson, passiamo pure alle domande e risposte. E vediamo che cosa viene fuori. Sì, grazie Pietro per questo webinar. Ci sono stati veramente un sacco di domande, vediamo cosa possiamo fare per rispondere a tutte. Ma prima di cominciare a farti queste domande, la prima cosa che io vorrei chiederti è: cosa ti ha motivato a diventare illustratore professionista? Ah, non ho mai voluto fare altro, è semplicemente quello che ho sempre voluto fare da piccolo. Sono cresciuto a pane e fumetti e volevo fare fumetti fin da sempre. Non ho mai deciso, l'ho solo dato per scontato. È stato, basta, sono un fumettista, fine. Sì. C'è una domanda da Eleonora Francini. Sì, lei vuole sapere per un webcomic la pagina del fumetto che peso e che risoluzione deve avere per essere postato in un blog e nei social come Facebook e Instagram. Allora, io ti consiglio, Eleonora, ti consiglio di non ragionare troppo sul tipo di formato da usare sul blog. Quando lavori sui tuoi disegni, falli sempre con un formato di stampa, perché non lo sai mai se un domani andrai a stampare un volume, lo venderai a un editore, motivi vari, quindi fallo a 300 dpi, fallo in CMYK come formato colore, dopodiché quando lo devi mettere sul tuo blog
rimpicciolisci, lo metti a 72 dpi, fallo in RGB, in questo modo lo schermo lo legge meglio, e rimpicciolisci a seconda di quanto ti serve sul blog. Ora esistono ancora i blog, se è su Instagram basta anche poco, però magari stai sui 1000 pixel. Però dipende da te. Il mio consiglio comunque è: lavora sempre in grande, poi puoi sempre rimpicciolire. Se lavori in piccolo, non puoi sempre ingrandire. Adesso una domanda da Riccardo Giardina. Sui pregi e difetti dell'inchiostrazione con livelli vettoriali, cosa consigli rispetto ai livelli standard? Ok, effettivamente qui durante il webinar non ho mostrato la potenzialità che ha Clip Studio Paint di creare dei livelli di inchiostrazione in vettoriale. Lo faccio velocissimo sullo schermo. Lo vedete ancora il mio schermo? Lo vedono ancora? Sì? Penso di sì. Se io creo un nuovo livello, non da qui, non con il primo tasto, ma con il secondo tasto, che mi crea un nuovo livello vettoriale, e vado a inchiostrare, ora, nel momento in cui vado sul mio comando operazione, io posso andare a modificare la mia inchiostrazione punto per punto. Ora, è una cosa estremamente potente e che non lo so se mi sento di... Allora, io non la uso. Non sono sicuro di che mi sentirei di consigliarla. Nel senso, impariamo prima a inchiostrare in maniera normale. Dopodiché, comandi di questo tipo per l'inchiostrazione vettoriale sono cose che ci permettono semmai di fare degli aggiustamenti alla fine. Però sono discorsi, secondo me, che sono relativamente importanti, perché se l'inchiostrazione, cioè, è più facile andare a cancellare l'inchiostrazione e rifarla se devi andare a sistemare una cosetta piccola. Quindi non lo so, io rimarrei sull'inchiostrazione raster, rimaniamo sui pixel normalmente, anche perché così appesantiamo anche meno il file. Altre domande? Marco Farina vorrebbe sapere, le pressioni della pena vanno setup in qualche modo particolare o dipendono del tutto dai settaggi della tavoletta? Allora, a costo di sembrare un ignorante, non lo so, nel senso, io uso l'impostazione, semplicemente mi abituo. Allora, io ho due tavolette e hanno dei livelli di pressione diversi. Semplicemente, quando inizio a lavorare su una o sull'altra, ho bisogno di quei 5-10 minuti per abituarmi alla tavoletta. È chiaro che puoi andare a impostare i settaggi, eccetera. Se vuoi farlo, però non, secondo me è più facile semplicemente abituarsi alla tavoletta che usi, perché nel momento in cui sei in un nuovo ambiente di lavoro e non hai la tavoletta che serve a te, con i settaggi tuoi normali, cosa succede? Non sei più in grado di fare il lavoro al massimo delle tue possibilità, che ci sta anche, però non so, secondo me non è troppo importante. Però dopodiché i settaggi ci sono, da qualche parte ci sono, guarda, non lo so perché non l'ho mai fatto. Però sono pen pressure settings, eccolo qua, vai, aggiusta da qualche, in qualche maniera qua si aggiustano. Non l'ho mai fatto, però sì, è fattibile, puoi aggiustarli. Allora, una domanda, Pietro. Perché hai scelto di utilizzare Clip Studio Paint invece di altri software? Quali sono i tuoi prezzi, strumenti che preferisci di più? Se devo sceglierne tre, sono i comandi di riempimento per le cose che abbiamo detto prima. Io posso indicare dove sono i buchi, dove sono i triangolini che rimarrebbero non colorati. Posso andare ad avere un controllo sulla colorazione che non ho mai avuto prima e che mi ha cambiato completamente il gioco. La seconda cosa è il comando stabilizzazione sull'inchiostrazione, perché mi permette di fare un'inchiostrazione veramente, veramente professionale, come la vorrei fare, come potrei farla a pennello, e nessun altro programma mi permette di fare questa cosa. E la terza cosa è il righello prospettivo. La prospettiva è risolta, cioè il problema non esiste più. Ok,
C'è ancora una domanda da Carlo Marini. Sì. Da dove prendo i formati standard? Per esempio, se volessi creare un libro per bambini, come faccio a capire il formato che mi serve veramente per la stampa? Devo cominciare il file direttamente col profilo color o posso modificarlo dopo? Allora, se ho capito la tua domanda, è allora, la stampa di solito è sempre sui 300 dpi. Di solito, le stampanti di solito stampano a 300. Io quello che ti consiglio di fare è lavora a 600 per sicurezza, che a volte magari ci sono alcuni editori che le vogliono a 450, insomma, tu lavora sempre in grande, lavora a 600 dpi. Dopodiché, a livello di formato, prendi un libro dell'editore che ti interessa. Se normalmente il formato è questo e tu devi comunque lavorare più in grande, crei una diagonale tra questo punto e questo punto, tiri una linea e ora puoi avere un foglio con le stesse dimensioni, ma più grande. Cioè le proporzioni sono uguali, però è semplicemente più grande. Però chiaramente su Clip in generale, sui programmi di grafica, puoi semplicemente indicare quanto più grande vuole il foglio, quindi lì semplicemente boh, sono le misure che metti all'inizio e poi le spari a 200, 300, 400% in più. Questo è quello che dovresti fare. Vatti a misurare le pagine di quell'editore che ti interessa, traccia una diagonale o aumenta la percentuale delle dimensioni di quella tavola e prova a lavorare a 600 dpi. Come dicevo prima, quando si lavora in grande puoi sempre rimpicciolire, ma quando si lavora in piccolo non puoi ingrandire. Ancora una domanda. Qual è stato il lavoro più interessante che hai mai fatto finora? Beh, per adesso è lavorare su Topolino. È la cosa che faccio quotidianamente. Lavorare per la Disney è ciò che mi rende felice perché è il mio sogno. E quindi potermi alzare la mattina e disegnare paperi e topi tutto il giorno, per me è un sogno che vivo quotidianamente. Dopodiché, in realtà, ho un altro sogno, che è fare un cartone animato, è ancora in corso d'opera. Vedremo se mai riuscirò a raggiungerlo. Quindi nel caso lo raggiungerò, quello sarà il lavoro più interessante. Per il momento è lavorare per la Disney. Va bene, e a proposito, la domanda di Stefania è proprio, Stefania Bianco, proprio su di questo. E come sei entrato nella Disney? Lei vorrebbe sapere. Sì, Qual è certo. stato il tuo percorso per trasformare la passione per il disegno in un lavoro? Ci è voluto tanto tempo. Inizialmente ho iniziato a lavorare e a fare i primi guadagni lavorando come colorista, che è un lavoro che sinceramente mi piace molto poco. Però il mio sogno era fare storie per Topolino. Quindi lì ho semplicemente. Io già da prima lavoravo a casa per conto mio, normalmente, facevo le mie storie, facevo i miei disegni, normalmente, ogni giorno mi mettevo lì e lo facevo, anche se non era un lavoro. Quindi anche quando facevo questa cosa solo per me, avevo già l'impressione di farlo in maniera professionale, perché ci dedicavo davvero tempo, sempre, tutti i giorni. Dopodiché, nel momento in cui ho voluto propormi in redazione, alle redazioni, ho voluto propormi come professionista vero, cioè pagatemi adesso, e a quel punto ho raccolto un po' del materiale che già avevo, l'ho mandato e ho aspettato che mi ricontattassero. Ci sono voluti anni, in tutta sincerità. Mi hanno ricontattato anni dopo, 2 anni e mezzo dopo, e mi hanno fatto fare delle prove. E 6 mesi dopo avevo iniziato in maniera con un certo ritmo a fare storie tutti i mesi. E piano piano, piano piano, però ci è voluto davvero molto tempo. Però con recalcitranza. Bene, che artista ti ispira o ti ha ispirato di più nel tuo lavoro? I miei eroi personali sono Walt Disney. A livello di intrattenimento sono Walt Disney e Charlie Chaplin, perché non si sono fermati davanti a niente, loro volevano fare quello che volevano fare e l'hanno fatto.
Poi nei fumetti in particolare sono sempre stato molto appassionato di Romano Scarpa, che è stato il più grande tra gli autori Disney. Casti è un autore che negli ultimi 15 anni, 15-20 anni in Disney ha cambiato, cioè ha lasciato un segno indelebile che c'è stato un piccolo momento, a un certo punto, in cui non stavo più inseguendo il mio sogno di lavorare per la Disney. È stato un momento, per 1 o 2 anni è stato così. E poi quando ho visto le storie di Casti, che vi invito a recuperare su qualche vecchio numero di Topolino, anche i più recenti, è stato come una saetta nel cervello. E quando ho visto i suoi lavori, ho pensato, questo è quello che voglio fare. E quello è stato il momento in cui mi sono rimesso a lavorarci in maniera molto, con molto impegno. Va bene, grazie. Ci sono ancora due domande, prima di finire questa trasmissione. Una è stata fatta da Giuseppe di Girolamo. Ciao Giulio. Lui vuole sapere se c'è un tasto rapido che permette di switchare velocemente tra un tasto e un altro, ad esempio passare dalla penna alla gomma e viceversa. Sì, e li puoi settare come normale. Ad esempio, in questo momento ho la matita, però voglio switchare alla penna. Io l'ho settato sotto il comando I di inchiostro, quindi lo premo ed ecco che ho la mia penna. Sono i tasti rapidi normali, con P vado su penso di matita e poi lo zoom è sulla Z, il riempimento è sulla G come di norma generale sui programmi di grafica. Li puoi settare, mi sembra sia, ecco qua, vai proprio Clip Studio Paint, Shortcut Settings ed ecco qua, vai a mettere il tasto che vuoi sul comando che vuoi, facilissimo. Ok, l'ultima domanda da Federica Gambacorta. Ciao Federica. Buonasera, saprebbe dirmi se è possibile creare il proprio pennello effetto oltre a quelli di default? Allora, si può, è una cosa molto avanzata, nel senso bisogna andare sul comando. Qui sotto, se seguite il mio cursore a sinistra, ho le mie impostazioni per la mia penna. Se vado sotto, c'è una chiave inglese, che non va confusa con la chiave inglese che c'è sopra, che è un'altra cosa. Questa chiave inglese qua sotto a destra, nel momento in cui la apro, io posso andare a impostare il mio pennello in diversi modi. In questo modo posso creare il mio pennello come voglio io. C'è un'altra cosa in realtà che ti consiglierei anche di fare. Piuttosto che di creare il tuo pennello in questa maniera, che comunque sei liberissima di fare, una cosa che si può fare è: seguite il mio cursore, sto andando in alto a sinistra, sotto la scritta animazione, sotto la scritta animation, vedete che c'è una spiraletta. Se io la premo, mi si apre lo shop, chiamiamolo pure lo shop di Clip Studio Paint. È una specie di club, non lo so, cioè si connette con gli utenti di tutto il mondo su Clip Studio Paint e si possono condividere i propri pennelli, i propri retini, i propri modellini, perché tra le altre cose, che non l'abbiamo visto, perché in un'ora si riesce a fare quello che si riesce a fare, però il Clip Studio Paint supporta anche il 3D, quindi si possono usare dei modellini 3D da usare come riferimento. E quindi, ad esempio, voglio cercare un pennello particolare, magari cerco Brush, e mi troverà dei pennelli di vario genere. Qual è l'unico scalino nell'usare questo strumento? È che, essendo Clip Studio Paint nato in Giappone, la stragrande maggioranza delle cose sono in giapponese. E quindi bisogna un pochino essere in grado di gestirsi, cioè anche se non, cioè, io non lo capisco, però con un minimo di intelligenza ci si gestisce tra le varie cose e si trova quello che ci serve. Prima magari parlavamo di retini, se cerco in inglese si trovano quelle halftones, ecco che, ok, non è quello che mi aspettavo, è messo fuori però. Cos'è? Monochrome,
vengono fuori delle cose, quindi se voglio dipendenti o cose particolari, in generale puoi trovare delle cose interessanti. Di solito sono gratis, a volte c'è da pagare qualcosina, però puoi trovare tante cose, anche se non sono tenenti, sono addirittura degli sfondi. Per indicarti che ci sono tante, tante, tantissime possibilità. Va bene, questa è stata l'ultima domanda. Vorremmo ringraziare l'artista Pietro Zemello per accettare l'invito di presentare questo webinar. Grazie anche a Mario per aiutare in backstage, dietro le quinte, scegliendo le domande. Che sono stato fare e grazie ancora a tutte le persone, a tutti quanti che hanno registrato e che ci hanno seguito, è stato stupendo e sono sicuro che abbiamo tutti imparato un sacco. Spero di sì. Se, per qualunque altra cosa mi trovate su Instagram a PBZ Comics, più o meno mi dovreste riconoscere da questo, però PBZ Comics, mi trovate su Instagram, su Facebook e poi in realtà anche su LinkedIn, oppure zemello.it dal mio sito, potete trovare come contattarmi o diverse altre cose su di me. Grazie, e allora vi aspettiamo nei prossimi eventi e vi prego di seguire Graphilex, Clip Studio Paint e Wacom nei social. Come vedete, per maggiori informazioni, seguite su clipstudio.net, graphilex.com e per maggiore informazione, se volete sapere più sul lavoro e la carriera di Pietro, potete anche seguirlo sui social. Grazie, grazie Pietro e alla prossima, buona serata a tutti. Grazie a tutti.